Dopo le Poste italiane, anche quelle vaticane hanno voluto celebrare i 900 anni della cattedrale di Piacenza con un francobollo e un annullo speciale. È uno di quegli eventi, anche molto semplici, ma che ricorda un anno intenso di attività, di iniziative attorno alla cattedrale e, come è stato spiegato, che ha coinvolto anche delle persone che tante volte rischiano di essere un po' ai margini, ecco, della nostra attenzione e della nostra vita. Un'altra occasione per portare la cattedrale di Piacenza nel mondo. Il francobollo è frutto di un progetto nato su richiesta della diocesi e affidato dall'associazione La Ricerca agli ospiti della casa di accoglienza Don Venturini. Per noi questa iniziativa è un'iniziativa molto significativa, perché è una sorta di restituzione alle diocesi dopo 30 anni di questo grande dono che ha tenuto duro come comunità per tanto tempo. E ci tengo a dire che il francobollo è proprio l'esito, con l'aiuto dell'artista Branca di Piacenza, l'esito di un lavoro comunitario degli ospiti della Pellegrina affetti da AIDS e altre malattie invalidanti croniche, che insieme hanno costruito questo francobollo. Una gigantografia della facciata della cattedrale, cielo compreso, è stata divisa in riquadri distribuiti agli apprendisti artisti, che li hanno reinterpretati con la loro sensibilità e poi riassemblati con un preciso significato. Che anche le persone, a volte scartate dalla società, sono riusciti a produrre qualcosa di molto bello e artistico, e anche dare un segno che la comunità cristiana non segue principi solo di efficacia e di efficienza, ma comunitari e apparentemente inutili.